Judy? Judy, dove sei? Spero che le 20 e 15 valgano come orario del tramonto. Secondo me no. E invece... No, ma era lì. Ti ho visto, c'era qualcuno qui. No, vuoi vedere che le 20 e 15 erano il momento massimo e alle 20 e 16 è scomparsa? Che... No, ti giuro che se riappare lì, sono triste. Se riappare esattamente lì, sono triste. Porca troia, che cosa ho detto? Le 20:15 era l'orario massimo. Ah, Judy. Ehi. Pensavo che fossi stufa di Con me. tutto quello che è successo, credevo che tra te e me fosse finita. Ah, dai, non dire cazzate. Ah, che cosa fai qua? Allora, sei pronta a dirmi che cosa ci facciamo qui? Beh, ultimamente ho lavorato su parecchi Virtu e ho trovato il modo di girare le esperienze di due attori allo stesso tempo. Ah, davvero? Ho pensato di provarlo con te, se sei d'accordo, naturalmente. Ovviamente, certo. Come fai a fondere due esperienze Ma separate? come fai a unire insieme due tracce neurali diverse? Beh, all'inizio ho provato a creare un unico profilo sensoriale partendo da due flussi dati, ma non ha funzionato. Hai Devono essersi sperimentato. sovrapposti. Interferenze, rumore. Sì, l'effetto complessivo ricordava un brutto trip. Però dopo un paio di tentativi sono riuscita a isolare delle sensazioni Ma quindi si specifiche. switcha da uno Quindi li carichi all'altro? su tracce neurali separate. Niente mostri, niente fantasmi. Non male. Interessante. Perché proprio qui comunque? Sembra che potremmo farlo dovunque. Perché siamo venuti fin qui? Cos'è questo posto? Voglio far provare alla Il gente capanno cosa era di una significa persona che nuotare. conoscevo. Adesso è vuoto. Ogni tanto mi prendo la libertà di venirci. E quindi Giustamente. dobbiamo girare qui? No, gireremo tutto sott'acqua. Ovviamente. Assolutamente no. Pessima idea. Dobbiamo trovare qualcun altro. Che ne dici? Ci stai? Che Non amo le immersioni, perché? cosa c'è che non va? Non lo so, non mi piace l'idea, tutto qui. È Potrebbe entrarmi l'acqua marcia che dentro la quando testa. penso al buio, alla profondità, le palme delle mani che nemmeno ho iniziano a sudare lo stesso, anche se non possono. Se vuoi, puoi rimanertene a riva. Ok, ci sto. Cazzo, sì che ci sto. Fantastico! Allora, andiamo. L'attrezzatura è nel furgone. Dov'è il furgone allora? Eccolo qua. Ah, ok, non posso usarla. Sono molto triste ora. Dicevamo. Ah, scusami, ma no, non era nel furgone, era Ecco, vai, fuori. infilati la muta, marinaio. Vediamo di metterti lo scroller. Lo scroller? L'acqua è tossica, non mi hai chiesto se sapevo nuotare. Stai bene con quella tuta. Fai davvero un figurone con quella muta. Non ci provare. L'acqua è L'acqua è tossica. tossica, non è un problema. Per questo ci mettiamo la muta. Sì, è una buona risposta. Ah, proprio non ho nulla addosso a parte la tuta? Oh beh. Dov'è il terminale? Eccolo Forza, qua. andiamo. Acqua gelida, arrivo. Oh, che caruccia che sei, Judy. Ok, siamo pronti. Va avanti tu. Ovviamente. Resta dietro di me e non scendere troppo in fretta. Ok, ti seguo. Ma io ce l'ho la maschera o solo tu ce l'hai? Judy? Dove siamo diretti esattamente? Circa metà dal punto più profondo. Ma c'è una Sono al mare strada qui. stesso, ma le correnti sono leggere. Sarò sicuro. Vuoi le coordinate precise? Se Ah, che vuoi. serve. Resterò vicino a te. Okidoki. Ma c'è una strada qui. Mi sembra che per te le BD sia soltanto Per lavoro. te i Virtu non sono soltanto un modo di guadagnare Eddie, vero? Beh, certo. Pensaci. Un dipinto, una canzone. Sono fatti per suscitare emozioni. Vero? Sì, di solito è così che funziona un'opera creativa. Esatto, l'arte racchiude e fa scattare le emozioni. Beh, le BD sono emozioni allo stato puro.
Questo è sicuramente vero, che siano positive o meno. Ah, io ce l'ho la luce, ok. Chissà se c'è qualche tesoro qui. Ci siamo. A cosa siamo arrivati? Nuota fino a qui e guarda dritto verso di me. Ottimo. Ok. Bene, il segnale è chiaro. Devi solo aiutarmi con alcuni check di base. Devo calibrare l'equipaggiamento. Per prima cosa, sensori di movimento e scroller. Nuota intorno a me, per favore. Ok. Continuo a guardarti io. Fatto, movimento calibrato. Torna pure qui, Vi. Sono qui, tranquilla. E sono ora, qui. Soundcheck. Prova, prova. Canzone, tu devi dirmi il titolo. Mi senti? Sì. Non conosco il titolo, te lo posso canticchiare, però. Non so che canzone sia, ma l'ho sentita. Faceva così. Bene, siamo perfettamente sintonizzati. D'accordo, dovrebbe... Anche se non sappiamo che canzone è. Ora arriva il pezzo forte. Preparati. Dobbiamo raggiungere il fondo, Judy? Wow! È bello profondo qui, eh? Prendi questo e tieniti forte. Sì? Cosa... Ah, ok, scusami. Si scende! Sono curioso di sapere cosa c'è qua in fondo. A questo punto potrebbe esserci di tutto. Magari c'è un tesoro. Magari c'è qualche oggetto leggendario che si trova solo in acqua. Solo qui, per la precisione. Notevole. È una casa. Non sapevo che ci fossero degli edifici qua sotto. Non avevo idea. Se mi avessi detto che c'era una città sommersa. Atlantide. Mi piace. Minchia. Non saprei. Di sicuro posso dirti che non ho mai visto niente del genere. Questo è sicuramente vero. Si chiamava Laguna Bend. Fino a 15 anni fa qui ci vivevano delle persone. E tu ne conoscevi qualcuno? Hai qualche legame con questo posto, giusto? Giusto. Sono cresciuta qui. Ti pareva? Non sono più tornata da quando Laguna Bend è stata cancellata dalle mappe. Prendi attrezzatura, andiamo. Perché mi mostri tutto questo? Perché mi mostri tutto questo? Avrei dovuto chiedere cos'era successo. Le reazioni emotive giuste. Sento che sarà perfetto per il mio esperimento. Quindi, chi c'è già stato e io che non ci sono mai stato. Grande, diamoci dentro. Ho visto questo momento non so quante volte nella mia testa. E vuoi farlo rivivere anche agli altri, vero? A trovare il coraggio per tornare. Perché non sei venuta prima? Buona domanda. Potrei dirti che non avevo tempo. Equipaggiamento, non era il momento giusto. La verità è che l'idea sembrava... Io sono curioso di vedere se c'è qualche oggetto qua. È quello che a me interessa. Però Judy mi ha chiesto di rimanerle vicino, quindi... Per adesso stiamole vicino. Non disperdiamo l'attenzione da questo punto. Voglio essere sicuro che qui ci sia qualcosa. Voglio... Sulla spazzatura. Cerca l'indirizzo vicino al dinner. Il diner di Flo, il migliore della città. Nonché l'unico. Gli hamburger non erano granché grossi, oleosi. Naturalmente la penso così adesso. Allora erano la cosa migliore che avessi mai mangiato. E la porta accanto, lì ci abitavo io. Insieme ai miei nonni. Fammi solo sapere quando vuoi proseguire. Certo, fammi vedere cosa posso trovare allora. Una macchina fotografica. Cosa? Pare una vecchia macchina fotografica. Una DP350. Un pezzo d'antiquariato. Ti piace? Stai scherzando, è magnifica. La vuoi? E ti pareva. Ok, cerchiamo altro. Qui che cosa abbiamo? Una fotografia incorniciata. Hanno posto per una fotografia. L'acqua l'avrà trascinata dalla casa di qualcuno. Distingui qualcosa?
No. Non molto. Sì, è tutto bagnato ormai. Caduta dal tuo dinner, si direbbe. Questa sembra caduta dal tuo ristorante preferito. Vediamo. Per te l'infanzia sapeva di sushi con il riso vero. Te ne riempivi la bocca e facevi finta di essere un gigante. Avevo persino del pesce vero a volte. Le riunioni di famiglia erano belle. A volte avevamo persino del vero pesce. Preferivo quello sintetico, però. Quello vero costava troppo. Quella è una chiesa. E c'è un ultimo oggetto. Che cos'è? Una mazza da hockey. Un bastone da hockey. C'era una pista di pattinaggio. Magari. Giocavamo a hockey sui rollerblade. Ovviamente. Sbrigati, Alvarez. Stiamo perdendo per colpa tua. Arrivo. Comunque sono spacciati. Allora, uscirai con me? No. Scusa, devo andare. Mi chiamano. Ok, dai la telecamera, questa è per te. Tieni, prendi questa macchina fotografica. Meglio nelle tue mani che qui a coprirsi di alghe. Ma è rimasta lì? Scusami, l'ho vista. Grazie. Di nulla. Vogliamo andare avanti? Continuiamo, Judy. Signor Sigrid, è ancora lì, Seguimi. La vedo, è rimasta lì volante. Stiamo cercando qualcosa in particolare. Un'arma. No, non mi dispiace cercare in giro, però. Ho delle sensazioni interessanti. Anche io voglio credere che ci sia un oggetto. Come in una palla con la neve. Poi possiamo vedere che cosa c'è oltre. Tipo un ombrello? Difficile immaginare una cosa più fuori posto in un mondo sommerso. Una bottiglia d'acqua? Bella, Judy. Bella. Cos'altro cerchiamo? Questa macchina? L'ombrello l'abbiamo appena trovato. Ammetto di non capire perché abbiano lasciato qui le auto quando dovevano andarsene. Ehi, ma quanti anni mi dai? Questi vecchi scassoni hanno più di mezzo secolo. Quando ero alta così erano già qui. E non erano in condizioni migliori. Ah beh, allora. Un nascondiglio per giocare a Max Tuck e per i maniaci, però. Per Max Tuck questo è altro, no? E qui invece che cosa abbiamo? Una bambola. Non è tua questa? Poverina. Rimasta qui tutta sola per 20 anni. Allora, il più è che non galleggia. No. Era di Jenny Chapman. Oh, povera Jenny, ha perso la sua bambola. Hai preso la sua bambola? Hai preso la sua bambola? Ma no! L'ho nascosta. Era orribile. Quello è vero. Nascosta? Perché? Credevo che solo gli sfigati giocassero con le bambole. In realtà volevo che lei mi notasse. Chissà perché, lo immaginavo. Era il tempo in cui le bambole erano solo giochi per bambini. E nient'altro. E non doll. Continuiamo. Vediamo che c'è più avanti. Bene, voglio mostrarti una cosa. Vai, mostrami non tutto. Non hai idea di quanto è strano nuotare qui. Quando qui invece una volta camminavi? Da piccola. Dove passavi le tue giornate? Posso quasi immaginarlo. Sì, è una missione estranea è quella che è effettivamente tutta l'esperienza di Cyberpunk fino ad ora. Non è cambiata. È sempre sembrata vecchia, come se fosse arrivata dallo spazio. Addirittura. Anche le campane erano crepate. Avevano questo suono strano, sbagliato. Brung. Non me lo ricordavo fino a un minuto fa. Adesso le posso quasi sentire. Anche io le sento. Non so come sia possibile, ma credo di sentirli anch'io. Sul serio? Puoi sentire i miei ricordi? Deve essere un effetto collaterale. Però è carino. Ah, chiusa. Che peccato. Vuoi che provo ad aprirla? Dobbiamo cercare un altro ingresso. Accomodati. Non sono mai andata in chiesa. Oh, aspetta. Non gli ho mai dato importanza. Mi ci sono trovata. Eccolo lì. E questo? Non so se mi spiego. Quando abbiamo... E questo cos'è? Un crocifisso. Incredibile. Dai. Hai trovato il cuore di Laguna Bend. La gemma più preziosa di tutto il mondo. Potresti comprarci tutta la Rasaka, la Milite che... E te ne avanzerebbe ancora. Davvero? No. No, non ho idea di cosa sia. Forse da qui possiamo entrare, che ne dici? Ho trovato un ingresso. Possiamo entrare da qui senza pericoli. Arrivo. Ehi, ho trovato un passaggio. Dal tetto. Ma dai! E io che cazzo di strada ho fatto finora?
Mi sono infilata qui una volta quando non c'era nessuno. Ero davanti all'altare e cercavo di immaginare cosa passasse per la testa del prete mentre guardava la gente. Allora mi chiedevo davvero come potesse leggere 200 euro dollari. Sapere tutto di loro. Poi ho gridato più forte che potevo per sentire come suonava. Non ti hanno cacciato, non ti sento molto bene. Non ti hanno cacciata? Non ti hanno cacciata. Sono scappata da sola. L'eco mi ha spaventata e me la sono fatta sotto. Credevo di avere una cotta per Jenny Chapman. Pensavo di espiare la colpa. E mi è tornato tutto in faccia. Brutta storia questo. Brutto momento per farsi venire un attacco, vi. Brutto, brutto, brutto. Oh, cazzo. Grazie al cielo sei vivo. Beh, morire annegato certo non era il mio modo migliore per morire. Cosa è successo? Cos'è successo? Sei svenuto. Come hai fatto a tirarmi fuori? Non lo so, non ci ho pensato. Ho fatto quello che dovevo. Brava. Ehi, attenzione, fa piano. Quindi stai dicendo che mi hai salvato la vita. Ah, guardali, i miei due migliori amici. Rifiuti tossici sarebbe stata una cazzata. Sì, l'hai detto, effettivamente. Ma figuriamoci se mi ascolti. C'hai ragione anche rifiuti tu. Rifiuti tossici? È il tuo costrutto? L'hai sentito? Tu l'hai sentito? Beh, sentito è una parola grossa. È come se fosse apparso nella mia mente. Un pensiero né mio né tuo. E infatti è il suo, ignoralo. Per favore, ignora le sue chiacchiere. Una relazione complicata. Cosa mi preoccupo a fare? Questo è vero. Scusami, Johnny. Dovresti tornare in città subito. Anch'io sono a pezzi e non ho la minima voglia di guidare. Vuoi che guido io? Rimaniamo qui stanotte. Che ne pensi? Ok, perché va no? Va bene. Perché no? Di chi è questo cottage? Di chi è quel cottage, quindi? Kerry, ancora? Conoscevi il proprietario? Ehi, come va? Domini le strade di Night City. Ehi, puoi dirlo forte, sono successe un sacco di cose, anche senza di te. Più che altro cerco di sopravvivere, diciamo che io e la città siamo pari. Sono successe un sacco di cose anche senza di te, Kerry. Sì, certo, io sto mettendo insieme dei nuovi pezzi, cioè più che altro penso a dei nuovi pezzi. Incrociamo le dita. Uno dei nostri vicini non voleva andarsene da Laguna Bend. Gli sbirri l'hanno letteralmente trascinato fuori di casa prima che arrivasse l'acqua. Allora si è costruito un'altra casa il più vicino possibile, ma poi si è ammalato. L'acqua era molto più tossica allora. Ma quindi mi stai dicendo che comunque è stata una cosa progressiva l'arrivo dell'acqua, non è stata una roba... si è sfondata la città ed è crollata. Devi essere congelato. Metto su un caffè. Se c'è ancora, volentieri. Come lo prendi? Nero, zucchero, latte, zucchero. Nero. Nero, grazie. Come il cuore di un mercenario. Una Nicola. Ah, ho dimenticato di accendere il generatore. Vado io. Ah, beh, certo, è ovvio che... posso andare io? Ci penso io. Tu non preoccuparti. E chi si preoccupa? Avvia il generatore. È vero, stavo dicendo. Come fa ad esserci ancora il caffè? I trasmettitori di onde emotive. Il segnale che ricevevo sembrava un po' piatto. E luce fu. Se prendi quella strada, la città vince sempre. Sta attenta. Judy. Judy, tutto bene? Ehi, hai detto qualcosa? Tutto bene? Cos'è stato? Non ho capito che hai detto. C'è qualche problema? No, niente. Ehi. Siamo ancora collegati? Stai pensando a Evelyn? Stai pensando a Evelyn. Il Klaus è andato a puttane. I bestioni dei Tiger Claws si sono vendicati sui Romi. C'è stata una sparatoria. Ma no! Tom è morto. Roxanne se l'è cavata per un soffio. Il locale è chiuso fino a nuovo avviso. No, mi dispiace. Preferirei non parlarne. Non volevo dirtelo.
Non volevo che pensassi che ti accusavo di qualcosa. Ma no. Che mai avrei dovuto fare? Esatto, perché? Non lo so. Mi dispiace, cambiamo argomento. Judy. Credo che mi stenderò un po'. Sono esausta. Patata lei, mi dispiace. Mi dispiace che si sono ripresi il Clouds. Sicura di stare bene? Ma... Ah, ok, pensavo mi stessi dicendo dormi qui con me. Questa tipa mi fa incazzare. Svegliamocela. Ma no, poverina. Non la svegliare. Non intendo lasciarla qui da sola. Fai silenzio, cazzo. Non voglio lasciarla da sola nel mezzo del nulla. Ah, non ti si può parlare quando diventi così sentimentale. È uno spreco di tempo. Fatti un pisolino, così almeno non litighiamo. Su quello c'hai ragione. Almeno stiamo tranquilli in due. Vorrei almeno togliermi la tuta. Credo se la... No. Stavo dicendo, credo se la sia tolta, ma invece no. Ancora bagnati e puzzanti di... Boh, di acqua tossica. E ora non abbiamo più la tuta. Chi me l'ha tolta? Sarà stato Johnny, si è svegliato e se l'ha tolta. Quelli erano i miei vestiti? Judy? Ehi, tutto bene? Ovvio che vuoi no. Vuoi sederti un po' con me? Certo. Ecco il tuo caffè. Buongiorno. Finalmente. Sai, ieri pensavo che mi sarei finalmente deciso. Su cosa? In realtà ti avevo chiamato perché volevo dirti addio. Ma come? La città mi ha masticato e ora mi sputa via. Beviamo sto caffè. Cosa stai cercando di dire? Ma che cazzo, Judy? Te ne vuoi andare? Così? Sai, ho avuto una strana conversazione con una doll. Mi ha detto che devo combattere. E io ho pensato a combattere per cosa? E ora, quando pensavo di aver capito a cosa servissero amicizia, fiducia, mi dici che te ne vai? Non è che non ci sentiremo più. Ma il fatto che tu non sarai qui è diverso. Cosa mi hai dato? Fatto, congratulazioni. Ti ho dato il pieno accesso al mio appartamento. Ehi, mi stai chiedendo di trasferirmi? Se è quello che vuoi. O fai un salto ogni volta che ne senti il bisogno. Anche quello. Ne sei sicura? Ne sei sicura? Non ci conosciamo da così tanto. Tu mi piaci. Ti considero un amico. Per come la vedo io non c'è altro da considerare. Oh, grazie. Stammi bene, baby. Quindi ci siamo. Ma è l'ultima volta che ci vediamo. Sono triste ora. Fino a poco fa non sembravi così decisa a partire. Cosa ti ha spinto a decidere? Non c'è motivo di rimandare. Resterò qui un paio di giorni e poi partirò. È stato bello conoscerti, V. Ci vediamo. E fammi un'olochiamata ogni tanto. A più tardi. Ci vediamo, Judy. Ammetto che questo finale mi ha spiazzato. Mi ha anche un filo rattristato, ma... Beh... È la tua decisione. Rimarrei qui ancora un paio di giorni, vero? Beh, penso che per me, ormai, non siano rimasti molti giorni. In un modo o in un altro.